tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Allora, oggi immancabile video haul che non può mai mancare sul mio canale, qui vi mostro i miei acquisti, il mio shopping, che so che è una cosa che vi fa solitamente sempre piacere, un momento di relax per vedere un po' che cosa hanno comprato gli altri, insomma, piace anche molto a me vedere gli acquisti degli altri e poi ovviamente mi può sempre essere utile capire anche dei vostri commenti quali prodotti volete per prima vedere all'azione, anche se poi man mano cerco sempre di provare tutto. Oggi video interamente dedicato a Sephora, ho qui un po' di sacchetti con prodotti che ho acquistato da Sephora negli ultimi mesi, perché in realtà sono prodotti che ho qui anche da settembre. Infatti poi quella cosa che devo mostrarvi in video restano lì fermi e poi mi viene in mente, ma io quel prodotto l'ho comprato e devo ancora provarlo, ma ce l'ho lì fermo perché lo voglio mostrare. Quindi partiamo, finalmente ve li mostro così poi potrò finalmente metterli in uso. Allora, da che cosa iniziamo? Perché qui, vabbè, nei sacchetti poi c'è un po' di tutto perché anche i vari acquisti online li ho messi tutti all'interno del sacchetto, sono questi fatti in un negozio online. Direi che partiamo da questo primo sacchettino, che in realtà sacchettino, ma contiene dei prodotti secondo me super interessanti e tra l'altro tutti di un unico brand, Fenty Beauty e Fenty Skin, perché con i vari sconti che ci sono stati soprattutto con Black Friday e anche Singles Day c'è stato il 25% su Fenty Beauty, Fenty Skin, ho preso dei prodotti. Allora, di Fenty Makeup ho preso uno di questi Velvet Liquid Lipstick. In realtà questo l'ho acquistato, mi sembra, proprio con uno sconto, ma tipo alla fine di agosto, quindi ce l'ho da un sacco lì. Finalmente riesco a utilizzarlo. Ho anche il dubbio che sia un, poi un prodotto che non so se apprezzerò tantissimo, perché vedendo come mi sono trovata ad esempio con questo tipo di prodotti di Charlotte Tilbury, di Kylie, sono praticamente quei prodotti penso velvet che danno proprio un effetto anche un po' blur, vellutato sulle labbra, molto molto bello, però non si asciugano, quindi restano estremamente confortevoli, però il rischio è che poi il prodotto va dove vuole e quindi non sono prodotti che mi hanno fatto sentire molto tranquilla nell'indossarli. Vedremo un po' con questo di Fenty. Io ho preso la tonalità Sis Sweetheart, la 03, il packaging è bellissimo, veramente stupendo. Fenty è un brand che a me comunque continua a piacere sempre nel tempo, ha sempre un'attrattiva incredibile, tra l'altro adesso è uscito anche il nuovo correttore, che mi sembra super interessante. Andiamo a vedere subito com'è. L'applicatore è così a goccia e la texture è bellissima, il colore è stupendo. È un nude rosato bellissimo. Vi devo dire che swatchandolo così, però mi colpisce un pochino di più di quelli di Charlotte, mi sembra un colore più pigmentato da subito. Nonostante questa formula, proprio un colore bello bello pieno, è super vellutante e quindi penso con un effetto bello blur. Però ovviamente è da provare. Questo velvet si vede tantissimo anche dallo swatch. Rossetto liquido vellutato. Non lo so, vedremo, vedremo perché potrebbe piacermi tantissimo come per nulla. Quello che appunto mi lascia sempre un po' perplessa di questi prodotti è che non si asciugano completamente, quindi in realtà ho fatto un'eccezione, con lo sconto ho voluto provarlo, però non dovrebbe, sulla carta non era il mio genere di prodotto preferito, però è bellissimo, anche il colore è troppo bello, mamma mia, bellissimo. Poi, sempre di Fenty Makeup Beauty, ho preso il mascara Hella Thick, con lo sconto sempre, perché mi incuriosiva. Volevo provare, visto che ormai non ho più mascara di scorta, incredibile, da non crederci, quelli che ho, i 3 o 4 li ho tutti in utilizzo, quindi mi sono concessa qualche mascara nuovo e tra questo ho voluto provare questo di Fenty Beauty. Io su mascara sento sempre recensioni molto molto contrastanti, lo stesso mascara c'è chi lo ama la follia e chi lo odia, ma di tutti, anche quelli più in hype, dal Clinique. Quindi poi alla fine un po' bisogna provarli e niente, alla fine ho deciso di provare anche questo di Fenty, che ha un packaging molto particolare. È leggero, non è pesante, non dà l'idea di un prodotto pesante, anche se dal packaging così è molto bello e particolare, però sì, molto leggero. Vedremo, non lo apro subito perché adesso questo aspetto di metterlo in utilizzo. Anche se poi ricordatevi che i mascara si asciugano e si seccano nel tempo, anche se non li aprite. Quindi comunque non è il caso di tenerli fermi troppo nel cassetto. E
Io ho voluto provarlo perché c'è scritto volumizing mascara, volumizzante. Sapete che la prima cosa che io cerco in un mascara tendenzialmente è il volume, quindi speriamo bene. E passiamo poi invece a Fenty Skin. Perché di Fenty Skin, allora vi avevo già mostrato nel video che ho fatto prima di Natale su tutti i cofanetti natalizi che avevo acquistato, questo kit con due maschere all'interno, le Plush Padding, dove c'è la versione quella classica, originaria, che non so a che profumazione sia, questa lip mask che era andata super virale, la volevo da un sacco, sono contenta di aver aspettato alla fine perché poi è uscito questo kit che mi piace tantissimo. E poi è uscita con un'altra versione, vanilla, questa vaniglia, wow, io adoro la vaniglia, e questa Barbados Cherry col pack fucsia, quindi sono molto contenta, un ottimo prezzo, al prezzo di una, ne ho praticamente avute due perché il kit è già conveniente in più con lo sconto del 25, e vediamo poi se sarà così favolosa e ha meritato tutto l'hype che ha avuto questo prodotto che era poi spessissimo sold out. Tra l'altro adesso è uscita anche una nuova versione verde, tipo alla menta, penso, però... Va bene, sono contenta di questo kit. Non, per ora non mi attira, penso, dalla profumazione la nuova. Vedremo come sarà. Poi, però, ho pensato che avevo fatto male a non prendere un altro kit. E quindi l'ho recuperato. Tra l'altro, questo l'ho preso proprio ai primi di gennaio. Era sold out online. Penso sia sold out, almeno lo era. Con la spedizione a casa online, ma ne ho trovato uno in un negozio e quindi ho fatto il ritiro in negozio e sono riuscita a prendere anche il duo dei lip oil che mi incuriosivano molto e conditioning, non si capisce perché c'è la riga che li divide in mezzo, hydrating e conditioning lip oil duo, sono questi due lip oil. E qui c'è la profumazione, il gusto Barbados Cherry, che penso sia quello classico, oppure quello classico è proprio un altro ancora, perché non mi ricordo il disegno della ciliegia sul packaging classico, però mi potrei sbagliare, il colore era comunque color ciliegia. Non so se sono due poi versioni fatte solo per il kit, nel caso scrivetemelo se lo sapete. E poi Kalahari Melon al melone, wow. Infatti ha questo colore, sì, mi sembrano due limited edition, però non so, bello anche il packaging con tutto il disegno, contentissima di averlo preso, di essere riuscita a trovarlo perché anche era l'unico negozio che ne aveva ancora uno e sono riuscita a prenderlo. Quindi bene. Poi in più di Fenty Skin ho acquistato, qui c'è un campioncino di una crema Lavica. Me le mettono sempre queste creme, però questa penso che sia finita qui per errore perché dovrebbe essere un campioncino di Douglas, quindi via. Due prodotti della linea Fenty Skin. Ho preso due prodotti intanto, quelli che mi attiravano di più, anche se poi mi sono pentita di non averne preso un terzo, che sarebbe il tonico, ma non nella versione classica, che a me non aveva fatto impazzire, non mi era piaciuto tantissimo, ma nella versione più lattiginosa, il Milk Toner. Se l'avete provato, ditemi se merita. Mi sono un po' pentita di non averlo preso, adesso aspetterò un prossimo sconto. Però intanto ho preso loro due che volevo tantissimo, la Rich Peptide Eye Cream, quindi la crema occhi Thick and Smooth, che ha questo packaging sempre molto carino, identico praticamente alla maschera labbra. E vediamo anche questa come sarà. È una crema occhi con peptidi. Sì. In realtà poi, sì, qualche peptide, caffeina, acido ialuronico, va bene. Comunque, curiosa di provarla. E poi il siero, di questo ho sentito parlare benissimo, il siero alla niacinamide, il Wachia Ton. Io adoro, lo sapete, la niacinamide come attivo, uno dei miei attivi preferiti in assoluto, direi insieme alla vitamina C. Bellissimi packaging, veramente, fa dei pack stupendi. E di questo hanno parlato veramente molto molto bene, quindi ulteriormente curiosa. Poi oltretutto appunto la niacinamide, a me piace proprio un sacco. Niacinamide, anche vitamina C, fantastico. Dovrebbe proprio ridurre l'aspetto delle imperfezioni e migliorare il tono della pelle. Macchie scure danno alla pelle un effetto uniforme, dona luce, bene.
Ottimo. Sì, c'è la niacinamide, ma dice anche poi vitamina C. Sono curiosissima di provarla. Ora passiamo un attimo a questa scatola e poi passiamo al mega sacchettone con tanti altri acquisti. In questa scatola io praticamente ho raggruppato, velocemente ve li mostro, tutti i campioncini che ho ricevuto con i vari ordini online al negozio. Beh, dai, con fatica, ma almeno un po' di campioncini di omaggini sono riuscita almeno a recuperarli. Ve li mostro velocemente. Ecco, già mi cade. Acqua Allegoria. Io di Acqua Allegoria ho provato due versioni di questo Eau de Parfum. Una mi era piaciuta tantissimo, un'altra no. Quindi sarò curiosa di provare questa al mandarino e basilico, mi sembra. E Bosca Vanilla. Già, Bosca Vanilla mi attira un sacco, però anche il mandarino. Dolce Gabbana e Eau de Toilette. Chanel numero 5 Eau de Parfum, che io non amo assolutamente, però va bene. La Vie Belle di Lancôme, poi Sauvage, questo Eau de Parfum, un po' di profumi, sono contenta perché sono in un periodo molto in cui ho voglia di esplorare e provare anche nuovi profumi. Di solito io provo un profumo, anzi me li facevo proprio anche regalare, magari a Natale chiedevo proprio come regalo anche due o tre profumi e poi basta, io ero a posto e non ne compravo mai. Invece adesso ultimamente mi è venuta voglia anche di provarne di nuovi, di diversi. Venite a seguirmi se volete anche su Instagram, dove riusciamo anche poi a interagire quotidianamente. Sapete che mi sta venendo un po' anche il pallino profumi. Beh, delle acque profumate ormai mi è partito da un po' tantissimo, però ho voglia di provare anche qualcos'altro. Vabbè, comunque Dior J'adore, poi Mugler Angel, anche questi di Mugler sono molto curiosa di provarli. Poi la Vika, ma no, ma forse ma no, me li ha mandati Sephora. Mi sembra che siano di Douglas questi campioncini. Mask & Eye Beauty Elixir. Questo, curiosa di provarlo. Ma lui? Ah, è per la pelle, non è per i capelli. Sì. Ah, oli. Oddio, non fa troppo per me. Ah, Paco Rabanne Fame, anche questo curiosissimo. Questo con la forma dell'omino. Ne ho sentito parlare benissimo. Con mango, jasmine e incenso cremoso. Boh, ho sentito parlare benissimo di questi profumi. Poi Mugler, altro. Goodest, questo supra floreale, quindi dovrebbe essere forse anche un po' più floreale. Black Opium di Saint Laurent, Gucci Flora, però Gorgeous Magnolia. Ne ho provato quello verde, mamma mi è piaciuto un sacco. Ho provato il tè, il campioncino, mi è piaciuto tantissimo. Sono curiosa di provare anche lui. Poi abbiamo, aspettate, campioncini vari di creme, prodotti anche skincare. Allora, un primer di Hourglass, il Vanish Airbrush Primer. Molto contenta perché è un prodotto che non avrei mai comprato, ma sono curiosa di provarlo. Moisturizing Gel Cream di Byoma, che sapete, ma non è piaciuta particolarmente, però va bene. Ah, questi, Peace Out Acne, curiosa, con acido salicilico, retinolo e aloe vera. Anche il retinolo aiuta per le imperfezioni, non lo sapevo, ma l'ho scoperto ultimamente. Dovrebbero essere dei patch per l'imperfezione, questi molto curiosa di provarli. Poi crema contorno occhi di Origins che io ho anche in full size, avevo trovato in un kit e l'avevo già provata, mi era piaciuta. Poi contorno occhi Dior Capture Total, non mi è piaciuto, l'avevo già provato. Clé de Peau Beauté, lozione clarifying, quindi schiarente, curiosa. Qui fondotinta di Guerlain Parure Gold Skin Matte, anche questo super curiosa di provarlo. Biotherm Cera Repair Barrier Cream, di questi ho tantissimi campioncini ricevuti nel tempo e poi la proverò perché sono molto curiosa. Poi Barbara Sturm Super Anti-Aging Serum, ma questo anche potrebbe essere di Douglas perché Barbara Sturm mi sembra che sia venduto da Douglas. Poi campioncini di questi due prodotti di Drunk Elephant, il siero al glicolico e la crema whipped cream. Fa sempre piacere i campioncini di Drunk Elephant. Poi Hollerinxen, questo trattamento dovrebbe essere a base di acido glicolico. Proviamo comunque, non è, sì, con alfa-idrossiacidi, pH, enzimi del limone. Proverò, non sono proprio il mio prodotto, ma proverò. Poi, curiosissima anche del Serum Concealer True Skin di Ilia.
brand che c'è da Sephora, questo dovrebbe essere un correttore siero, quindi molto interessante. E altro correttore che mi incuriosisce un sacco, vabbè, in realtà questo è più, non è proprio un vero correttore, l'Under Eye Brightener di Rare Beauty, il Positive Light, è praticamente più un prodotto per andare a illuminare la zona. Penso che abbia veramente poca coprenza, infatti non è che mi avesse attratto tantissimo, per quanto io ami i prodotti molto leggeri, però questo l'avevo sentito descrivere come un prodotto quasi fin troppo, cioè praticamente quasi inutile. Perché va bene la bassa coprenza, però non lo so, non mi sembrava quasi. Però in realtà poi io sono da questi prodotti, quindi non so perché in realtà poi non mi ha attirato. Adesso lo posso provare, sono contenta. Lip Maestro Intense Velvet Lip Color. Ah, è questo campioncino di questa. Di questo rossetto liquido praticamente di Giorgio Armani che io avevo già nella tonalità 400, questa formula non mi piace. Lo adoro nella formula in bullet, nella formula dei rossetti a stilo bellissimi, stupendi, lo sapete che li adoro, i Lip Power. Questa formula non mi piace perché è un rosso molto intenso, anche qui che non si asciuga, poi oltretutto non è un colore nude, quindi io un rosso così con una forma che non si asciuga e migra ovunque, non mi sento tranquilla, quindi purtroppo a me non piace. Questo è un altro campioncino Wellax, però secondo me è di Douglas anche lui. Poi sotto Natale mettevano come omaggio anche questa stellina, ok, da decorazione per l'albero. E poi cremina, no, siero di Chanel Hydra Beauty Micro Serum, eccolo qui, un siero idratante rimpolpante in questo piccolo campioncino, ma super apprezzato essendo di Chanel, non avendo mai provato niente della skincare di Chanel. No, forse avevo provato un tonico, mi avevano regalato una volta un tonico, sì. E infine, dato che vedrete che ho acquistato un prodotto di Yves Saint Laurent, mi sembra uno solo, ho ricevuto come omaggio questa mini pochettina perché lo davano come omaggio acquistando il prodotto. È questa pochette di Yves Saint Laurent a forma di bocca, ma quanto è bella! No, è meravigliosa, stupenda, sono super felice da metterla in borsetta, è meravigliosa, è proprio forma di bocca, quindi dove ci posso mettere tutti i miei prodotti labbra, io ne porto sempre un sacco in borsetta, sono i prodotti che più porto. E sono troppo felice perché avevo a forma di bocca ancora una di Huda Beauty che però non avevo più perché poi era molto sottile, era scomoda, non ci stava niente, quindi non l'ho più tenuta. E questa invece è perfetta perché guardate come si apre bene. Rossa poi e anche lo specchietto, è stupenda. Ah, e poi anche due, guardate, due elastici qua per metterci eventualmente anche, non so, il prodotto inserito qui. No, vabbè, fantastica. Bellissima, dai, vabbè, almeno come omaggio, tutto sommato, tutti i campioncini, a parte questo perché c'era la promo per cui acquistando quel prodotto lo davano, però meglio di niente. Poi passiamo adesso invece proprio agli acquisti che ho fatto io, non i campioncini. Allora, ho preso di nuovo due maschere, due patch occhi di Sephora Collection, queste alla vitamina E e alla vitamina C perché sono tra i miei preferiti. Quando c'è lo sconto su Sephora Collection, io questi li prendo perché i patch occhi comunque ormai inizio a scarseggiare perché insomma di questi ne faccio parecchi, quindi ne ho ripresi di questi due. Poi, restando a tema Sephora Collection, ho preso, parlando di acque profumate, la Mist al cocco di tutta questa nuova linea perché le hanno rifatte. Io ho amato follemente la Mist, l'acqua profumata al mango. Però avevo ancora il pack vecchio, sapete che amo anche la crema. Non so se ci siano, beh, si è cambiato solamente il packaging, non mi ricordo più. Fatto sta che quando ho visto quella anche al cocco, ho detto stavolta voglio provare anche lei. Body Mist, niente, al cocco. Questo penso che me la terrò più per l'estate. Però non vedo l'ora di sentire la profumazione. E poi di Sephora Collection, sempre con lo sconto, ne ho approfittato per prendere uno dei nuovi rossetti. Questi mi attiravano tantissimo. Tra le novità di Sephora Collection, questi sono stati i prodotti che più mi hanno attratto. Non ho preso nessun nuovo blush, né in polvere, né in crema, neanche l'illuminante. Anche se adesso usciranno delle nuove tonalità dell'illuminante, anche una terra. Le abbiamo viste su Instagram, però mi hanno tirato un sacco i rossetti in bullet che sono fatti così, ok? Si aprono però da un lato solo e io ho preso la tonalità 11, che
che è questo bellissimo colore. Questi li avevo sbocciati in negozio, appena c'è stato uno sconto, l'ho ordinato online, quindi il colore sapevo già che era bellissimo. È proprio stato l'unico colore che mi ha colpito, devo dire la verità, perché gli altri non erano troppo nelle mie corde. Questo era più quello, un po' più mio. È un rosato bello, un rosato intenso con una puntina calda, ma bello, bello, bello. Questo anche come colore rosato primaverile mi sembra stupendo. Sono super morbidi quando li andate a sbocciare, colore pieno, intenso. Sembrano molto molto belli, ovviamente da provare, però sembrano un matte morbido, almeno dallo swatch. Poi se si asciugano e sono super secchi, non ve lo so dire. Però ero proprio curiosa di provarlo. Poi, sempre infine di Sephora Collection, ma qua linea Pro, ho voluto provare, sono usciti, anche qui hanno rinnovato la linea dei pennelli della linea proprio Pro. Devo dirvi che ad oggi la linea dei pennelli Pro di Sephora, secondo me, è favolosa, anche rispetto a quelli della linea normale. Nel tempo, comunque, ce li ho ancora anche quelli della linea classica, però nel tempo ho visto proprio una differenza di qualità delle setole, di morbidezza, proprio anche come stanno tenendo le setole. Poi li trovo bellissimi esteticamente, anche se adesso li hanno un po' cambiati. E ho subito adocchiato qualche forma nuova che mi piaceva. Però nel tempo, ecco, volevo dire, prenderò solamente quelli della linea Pro. Della linea classica preferisco aspettare lo sconto che c'è ogni tanto, anche del 25% su un pennello da 25-30 euro, conviene, secondo me la qualità è maggiore. E il primo che mi ha attirata è stato il 90, anche se ne ho già un altro wishlist, al prossimo sconto arriva anche lui. Però come riesco a aspettare su Sephora? Vabbè che vabbè, per alcune cose non è che ha dei prezzi esagerati, però online ogni tanto scontano. E cosa stavo dicendo? Appunto che questa è stata proprio la prima forma che ho subito voluto provare e vi dico, hanno proprio cambiato e rinnovato la linea perché io ho il 90 della linea vecchia ed è diverso. Questo è il nuovo, hanno, aspettate che non vorrei rovinare qualcosa, bellissimo, hanno fatto il manico, è sempre lungo nero ma lucido, è fatto un po' a vernice e questo è quello che è descritto come da illuminante se non sbaglio, esatto, highlight, ma per me questa è la forma perfetta, cioè a parte per illuminante, ma più che in polvere per gli illuminanti in crema, con prodotti come l'Hollywood Flawless Filter piuttosto che quello di Elf, proprio da sfumare in queste zone, per il correttore, ma per il correttore, illuminanti liquidi e correttore. Questo ha una forma meravigliosa per il correttore. Io ho il 57 che avevo sempre trovato un po' piccolino, poi vi ho detto a prendersi un po' le setole mi piace di più, ma questo dà subito quella forma un po' più cicciottosa. È come quasi un mini kabuki da correttore che io adoro follemente, follemente per questa zona, per applicare i correttori, perché quando sono troppo piccolini, poi bisogna starli a sfumare, saranno di precisione, va benissimo, ma io non sono Mua, non mi trucco, non, insomma, non mi interessa tutta questa precisione del mondo, voglio qualcosa che mi sfumi un po' più velocemente il correttore. E questa forma la trovo meravigliosa e le setole sono super morbide. Sì, no, forse è leggermente più corto e poi era di vernice, cioè era nero lucido anche qui, però hanno, ecco, tolto la parte. Qua è tutto nero lucido e vedete che era proprio un 90, questo 90 che mi piaceva, mi piace molto per l'applicazione del blush in crema, volendo comunque un po' dei prodotti in crema un po' più in generale. Questo lo utilizzo spesso per blush, poi per varie cose. Questo io lo trovo perfetto per la zona perioculare e per l'illuminante. Poi un altro che adoro oltre il 57, per il correttore il 56, questo è fantastico. Io questo lo utilizzo sempre anche lui per i prodotti tipo Hollywood Flawless Filter, ma lo utilizzo proprio a volte anche per il fondotinta, per il correttore, lo utilizzo un po' per tutti i prodotti in crema liquidi. Comunque hanno una qualità, secondo me, eccelsa, veramente a un prezzo comunque non esagerato. Poi, tema un pochino più skincare, ho preso la Face Mist di Byoma, la Balancing Face Mist, data anche lei super virale. Io per ora, sapete che non mi sono innamorata di Byoma, nonostante tutti ne parlino benissimo, ho provato il kit con le tre mini taglie, mi è piaciuto solo il detergente. Siero e crema no, però
Però per il prezzo ho voluto assolutamente provare anche la Miss, anche perché era sempre sold out su Calbeauty, sempre sold out con la spedizione a casa da Sephora. L'ho trovata anche qui disponibile in un negozio, ho fatto il ritiro in negozio perché altrimenti non le provo più. Se non ci sono promo particolari, se li ho, approfitto almeno del 10% di sconto che mandano, non so se solo per le tessere gold o per tutti, magari ditemelo se lo sapete, che mandano ogni tanto via mail ogni tot punti acquisti, non lo so, e quelli scontano del 10% tutti i brand. E niente, ho preso la Mist. Vediamo, dovrebbe essere una Mist. Però complesso di tre ceramidi, probiotici all'antoina. Vabbè, anche gli altri prodotti mi attiravano molto così dalla descrizione, poi non ne sono rimasta troppo colpita, ma la Mist è un prodotto che mi piace molto, su 10 euro. Ho rischiato, ecco. Poi ho preso invece di Hollerinsen, anche questo insieme alla Miss, con ritiro in negozio perché online non era più disponibile, anche perché faceva parte tipo degli sconti e coi saldi. E mi attirava un sacco questo prodotto, ho sentito recensioni ottime, anche se in Italia non se ne parla, ma sapete che a me piace molto guardare anche all'estero recensioni straniere. Ne ho sentito parlare molto bene e questo è praticamente un trattamento labbra e peptidi. Dovrebbe essere un qualcosa di simile, non so, questi mille trattamenti labbra che sono usciti adesso, come Rode, che ha dato il via un po' a questa moda, li ha fatti New Six, altri brand, e l'ha fatto anche Hollerin. Quindi niente, lo proverò, visto anche applicato, era molto bello, colorava anche un pochino le labbra e tra l'altro ha questo packaging che era molto in tema anche con le feste. Non so se poi hanno fatto questa scatolina per le feste o è sempre così, però è molto bello anche questo packaging. Vediamo, mi ha incuriosito, sono riuscita a trovarlo, ho detto vabbè dai, destino che lo trovo. Poi ho preso anche due matite labbra che mi incuriosivano un sacco, sì, perché nei saldi, ve l'ho segnalato su Instagram e so che infatti anche alcune di voi l'hanno presa, era super scontata la matita di Make Up Forever nella famosa tonalità 606 Wherever Walnut, anche questa è andata virale insieme, mi sembra, Caffeine. Due matite, due tonalità delle matite labbra di Make Up Forever sono andate super virali. Questa era scontatissima, ho detto vabbè, proviamo, rischiamo anche se non avevo capito bene il colore, mi sembra molto bello. È fatto legno, bella. Il colore è questo, sembra un bellissimo nude rosato, un bel rosato, un rosewood mi viene in mente, un rosa non acceso, ecco, bello, bello. Sembra molto molto bella come tonalità. E poi ho voluto provare per la prima volta, visto che ne ho declatterate alcune, anche la matita labbra d'Anastasia Beverly Hills. Volevo due colori, ne ho trovato disponibile uno, l'altro dovrò recuperarlo. Se mi piace la formula, ho preso Rosewood. Forse era più indicato nelle mie corde l'altro colore, non lo so. Questa è più lunga della matita di Make Up Forever, molto più lunga, quindi c'è più prodotto. E questa è la tonalità Rosewood. Allora, mi sembrano forse più morbida quella di Make Up Forever a svociarla. No, ma in realtà è bello questo colore. Sembra molto più scuro. In realtà è molto simile, anzi, è un pelino più chiaro forse anche di quella di Make Up Forever. Questa e sembra però un pochino più morbida quella di Make Up Forever quando l'ho andata a sbocciare, però poi la morbidezza sì, ma bisogna vedere poi anche la tenuta com'è. Sempre è un nude rosato con no, ma avevo paura che fosse quasi proprio marrone, forse una leggera punta, ma comunque virante a rosa. Sembra più marroncina in video, so se la guardi in video mi sembra più marroncina. Dal vivo invece è molto più rosata. Vabbè, poi se riesco magari vi faccio qualche reel anche con gli swatch dei colori, vediamo se riesco a rendere meglio il colore. Però mi sembrano due bei nude da abbinare bene alle matite là, ai vari rossetti. Poi campioncino ancora di Shiseido che era rimasto qui. Passiamo adesso a Make Up Forever. Make Up Forever un tempo era sempre scontabile, adesso non lo è più. Quindi ne ho approfittato degli sconti per prendere due prodotti che volevo di Make Up Forever. Che sono? Uno, il fondotinta. Questo fondotinta è compatto, da quando è uscito lo desideravo provare. LHD Skin Matte Velvet. Ne ho sentito anche qui parlare molto molto bene.
Quindi mi incuriosiva veramente tanto. Ha questo packaging stupendo, color nude, bellissimo, super elegante. La tonalità che ho preso è la 1N10. E si schiaccia così, bello, bellissimo. Tutto questo color nude mi piace da matti, lo trovo mega elegante. Anche la spugnetta, tra l'altro la sponge blender proprio di Makeup Forever è favolosa, quindi spero lo sia anche quella del fondotinta dato in dotazione. Niente, sarà da provare. Allora, molto bello il packaging, però ovviamente poi scopriremo se mi piacerà. Questo poi lo utilizzo particolarmente dalla primavera in poi, quando la pelle è ancora più mista. E ho preso poi uno dei nuovi blush, Artist Blush. Sapete che davanti al blush io veramente perdo qualsiasi connessione, il mio cervello non funziona più, i miei neuroni non connettono più, e quindi ne ho preso uno, il colore che più mi attirava, Wherever Rose, che mi sembra un colore stupendo. Packaging molto semplice, non super lussuoso, un po' plasticoso, però carino. Mi piace che si intraveda il nero, il colore che si intravede sotto. E questo è il colore che è stupendo. È una punta di rosa meravigliosa, veramente bellissima, ed è super setoso dallo swatch. Mamma che bello questo colore, no, guardate che bello. Quella punta di rosa per cui io svengo. È opaco, ma sembra un opaco bello morbido già dallo swatch, no, sembra quasi proprio vellutante anche lui. No, il colore è bellissimo, è bellissimo. Questi ormai sono proprio i colori che a me fanno letteralmente impazzire, quindi super contenta per il momento di averlo preso, perché mi sembra una formula che merita veramente di essere provata. Poi Makeup Forever non fa molto hype, però a me attiravano un sacco. Parlando sempre di blush, con lo sconto ho preso un altro dei blush di Gucci, perché questa è una formula che a me fa impazzire. Sapete che ne ho già due, ho preso il terzo, lo 09 Intense Plum. Questi blush sono stupendi. Il packaging, questo è proprio da collezione dei gioiellini anche, ma è una formula bellissima perché non sono né opachi né luminosi, proprio lasciano quella naturale radiosità della pelle. E qui sono andata su questo plum che è bellissimo. Comunque l'amore anche per questi toni mi rimane un po' sempre, anche se adesso mi piacciono molto le tonalità anche un po' meno intense, un po' più desaturate, però bellissimo, veramente stupendo. Poi in realtà l'ho preso anche se sembra un colore così intenso, perché è una formula molto delicata, non ha una pigmentazione intensa, quindi un colore che è così, guardate poi com'è, molto delicato, molto modulabile. Lì potete avere un effetto molto delicato anche da un colore di questo tipo, però allo stesso tempo se si costruiscono sono belli pigmentati, sono una formula stupenda, per niente polverosi, bellissimi anche su pelle secca più matura. Quindi proprio quando ho visto che erano uscite nuove tonalità, lui mi ha conquistata subito. Non l'ho preso immediatamente, poi mi sono tenuta lì buona tutti questi acquisti, aspettando poi le varie scontistiche. E per finire, dato che è stato il periodo questo dove penso siano usciti più correttori di sempre, a Natale mi sono fatta regalare quello di Kylie, però poi io ho dato comunque, perché ne ho presi al momento altri 4. Devo dire che di scorta me ne sono rimasti solo 2, che comunque per me non è tantissimo, eh. Io li utilizzo un sacco, i correttori li finisco, quindi anche se ne compro tanti, devo dire che è quel prodotto che so che finisco anche, non è come i blush che ne compro tanti, ma finiamo blush, correttori proprio li mangio, e non ho saputo resistere e ne voglio ancora altri, perché ne continuano a uscire, c'è cioè quello di Fenty, e insomma ce ne sono altri che probabilmente vedrete, però intanto ho preso quelli che proprio più mi attiravano, di cui ho sentito parlare meglio, che a prescindere a me attiravano. Vabbè, ho preso, in realtà questo l'avevo preso già anche a settembre con uno sconto, il Natasha Denona Eye Glam Concealer. Questo non potevo non provarlo perché veramente ne ho sentito parlare da tutti, solo per curiosità. Alla fine cedi, mamma che bello il pack, anche qui questo nude mi piace da matti con il tappino in soft touch, tonalità N1, speriamo in bene, vedremo, inutile poi la descrizione, vedremo come sarà. Sono proprio curiosa perché poi
In realtà mi piacciono i correttori sia più leggeri, con poca coprenza, che anche con un pochino di più, anche con i vari finish a seconda della mia pelle, delle stagioni, quindi vario anche molto. Poi ho preso di Lancôme il Taint Idol Ultra Worker and Glow, di questo non è che ne abbia sentito parlare poi così tanto, a me attirava un sacco. E un packaging anche qui stratosferico. Il fondotinta a me non è piaciuto di questa linea. Da quel poco che ho sentito, dovrebbe essere un correttore molto molto leggero questo serum concealer, quindi dovrebbe avere proprio un effetto super leggero, coprenza non particolarmente elevata. Penso che quello di Natasha Denona ne abbia di più, però ripeto, io lo utilizzo un po' di tutte le tipologie e quindi mi incuriosiva anche questo. Tonalità 105W. Non so se sarà proprio il mio match perfetto, però ho fatto un po' fatica con le tonalità e anche se al buio sono rosata, questo mi era sembrato migliore di altri. Natural Skin Glow Concealer. Vedremo. Poi, infine, ho preso, ecco, il correttore di Yves Saint Laurent che mi ha permesso di avere poi la pochettina in omaggio. Qui tonalità LN1 perché è uscito il correttore della linea All Hours. Anche qui non ho per nulla amato il fondotinta, provate tutti in pottino campioncino, però il correttore lo volevo assolutamente provare. Non vi so dire quale packaging è più bello, poi questo packaging squadrato, un po' come quello di Givenchy, che ho preso l'ultimo di Givenchy, che è uno dei due che ho di scorta, mi piacciono da matti, sono plasticosi, però questi packaging squadrati sono stupendi, cicciottosi, belli, belli, belli. E infine, Gucci. Ho ceduto anche al Gucci Concentré de Beauté e tonalità 16C. Questo bello sembra più freddo come colore, anche un rosato. Allora, a parte che anche qui, ditemi un correttore con un packaging più bello. È anche solo da collezione, questo non credo riuscirò mai a buttarlo, dovrà cadere a pezzi. Questo tappo è un'opera d'arte, è bellissimo, veramente stupendo. Anche qui ho sentito parlarne più che altro da canali stranieri, è amatissimo tendenzialmente all'estero. Qualcuno invece però anche l'ha bocciato dicendo che è tremendo, quindi boh, da provare. Il correttore, onestamente, insomma, sapete che comunque mi piace anche i prodotti make-up da profumeria, anche hanno il loro fascino su di me anche per i packaging e quindi volevo assolutamente provarlo. Questo è quello che dovrebbe avere il finish un po' più opaco, penso, satinato, anche se è descritto poi come multi-use, quindi correttore multiuso, lunga tenuta, coprenza costruibile. Con Vediamo. questo io ho finito, spero di essere riuscita a tenervi un po' di compagnia e niente, se volete fatemi sapere che cosa ne pensate di questi prodotti, quali volete appunto anche vedere, magari vi incuriosiscono, vi mando un bacione grandissimo, se volete alla prossima, ciao!